Signori treni, ben ritrovati su YouTube. Oggi andiamo a vedere se veramente FC24 se la passa brutta, perché è uscita la demo di UFL, il gioco dei CR7 in cui ci ha investito una quantità di soldi spropositata. Abbiamo provato la demo, l'ho provato più di qualche partita, ci siamo divertiti, siamo fatte due risate, scene, successe un po' di cose, poi vedrete nel video e vi dico alla fine che ne penso di questo gioco. Quindi mi raccomando, lasciate un bel like, commentate, fatemi sapere nei commenti se l'avete provato, come vi è sembrato. Io ve la lascio il video, dagli tutta. Quindi signori, inizia ufficialmente il test di UFL. Vedremo un po' come si comporta. Sarà la fine di FC25, 24, 23, 22, 21, 20. Sarà il gioco del secolo, sarà il gioco della vita. Non lo so raga, probabilmente sarà un CS a pedali, non lo so, proviamoselo e valutiamo insieme com'è sto stronzo. Ma hanno detto pure che ci stanno un po' dei problemi a trovare le partite, proviamoci. Io ho disattivato il crossplay. Che se famo, se andiamo a piare il caffè per trovare una partita, non lo so, mi sta letteralmente cascando il cazzo. Lo stanno provando 70.000 persone, non riesce a trovare un porco il signore di avversario. Già cominciamo male, già mi stanno facendo intoppare questi grandissimi pezzi di merda. Oh, voglio vedere che gioco hanno fatto. Io pure sono curioso, vedete che cazzan esce, rientra, gli altri fanno così. Sei sicuro che la UDE? Sei sicuro che è riuscire a rientrare, riuscire a rientrare a trovare le partite? Non mi fa uscire che poi mi fa perdere il caricamento, le bestemmie arrivano in paradiso. Oh, morto, asci tu a fermare sul scivolo, avevo perso tutto, ve lo dico, sfidate buono che abbiamo trovato. Connessione, ci frega un cazzo, accetta. No, tutti e due bianchi e rossi, va bene, calma, porco signore. Calma, calma, calma che si fa, vai corsium. Questo è già José Maria Caglione, ammazza quanto sei passerello, amico, bello, bello con l'ombrello. Sto cazzo. Guarda mo, crash di tutto, penso a farci un macello. Se mi crasha faccio un macello. Tu mio, mi esce a... Mannaggia il signore, 5 fottuti merdosi minuti d'attesa. Ma che faccio quella? Ma che cazzo faccio? Mannaggia il loro signore supremo. E Crocs gialle, amici belli. Solo qualità. Ha deciso che non posso giocare. Primo riavvio. Già cominciamo male, eh. Voi ve ne renderete conto. A forza di criticarlo FC, probabilmente che ci stanno un po' di competitor, io sono contento, perché almeno vi renderete conto effettivamente di quanta merda o quanto è complesso fare un gioco di quel livello. Apprentice found, ferme tu. Accetta, per carità di Dio. Subito X, arsi le mani. No, indietro, applica ospite, vai. Mostra informazioni avversario, non me ne frega un cazzo. Fammi cominciare, se non spacco tutto. Regà, è iniziata, fermi, eh. Caglione, Ronaldo, che c'ha la stessa squadra di quello di prima. Vabbè, sono ben sempre impostate, anche perché è il primo game, insomma. È iniziata la partita, signori, inizia ufficialmente UFL. Vai, vai, su. Ah, i miei sono i russi. Godo, godo, calma, calma. Madonna, ma che c'ha ambriaco quel difensore? Oh, levate il vino! Leva il vino! Dai, subito 1-0 sotto, mi è sembrato un po' esagerato. Comunque, grosso portiere, Leoners qua, Lowers, Lower. Ma questo che difende? Ma che sei impazzito? Madonna, Ronaldo, che skill, Ronaldo, movimento e pare mi nonna, incredibile, Ronaldo, che skill. R1 c'è sta, raga. Pazzesco, R1 in aria. Ma che passaggio de merda. Ma che è successo? Calcio di rigore. Giusto, giù, oh, raga, rigore netto, eh. Io non so più buono a tirarli così. Vabbè, ma ha parato. Ma vattene a fanculo. Ma non vedermi a stare incoglionito. Attenzione, in aria, Ugil. Miracolo pazzesco. Tutto sul Zoom. Madonna, che giocatore Hashimoto, raga. Ma che giocatore Hashimoto? Ma di che cazzo parliamo? Vai, Ronaldo. Ah, è vero, il doppio passo non c'è sta. Adesso è Ronaldo. Esagerato, Ronaldo. Che skill, Ronaldo. In aria, Ronaldo. Niente, raga, i portieri sono buggati. Ma dove andare? Che sono un fenomeno. R1X, pazzesco. Doppio passo che non c'è, Ronaldo. In aria, Ronaldo. Palo clamoroso. Ribattuta, colpo di mano pazzesco. Tiro rete. Ragazzi, tiro rete. E rete incredibile. Yeah, tutti a ballare. Grande. Calma che creiamo... Guardate che livello. Guardate. Mettila, c'è sta Ronaldo in mezzo. Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Ha quittato. Se il tuo avversario non torna in tempo della partita, la sua squadra si è... Ha quittato. Raga, primo rage quit della storia, non ci credo mai. Ho scaricato anche io la beta, ma non trova nessuno, rompe proprio... Oh, calma! Che l'ha trovato, Wife 2012, questo è del 2012.
il mister ha detto di stare tutti equilibrati. Vabbè, questo è un pro player, raga, ma non vedi? Ho beccato il pro player, è finita, oh. Cioè, guarda che possesso palla di qualità. Quello di prima calcola sta ambriaco. Questo qua il vino non lo usa. Tiè, guarda che giocatore. Tiè, vabbè, ma chi è questo? E dai, io. Ma guarda che gol ha preso la Tavernier. Ma che cazzo è Tavernier? E dai, Gesù. Ha fatto il lancio per Ronaldo, raga, è finita. Ronaldo Cristiano Ronaldo. Questo, raga, è un pro player. Sarà la 77esima partita. Lanci lunghi, tocchi di suola, tutti dietro in difesa. Un problema beccato. Bello? Vai, tira il giro pazzo. Mazza, far tira il giro pure da fuori aria. Bello il tira il giro. Mi è piaciuto. Mi sembra una giofeca, non tira il giro. Sto a cavallo con Ronaldo il tira il giro, per forza. Cioè, vedi questo qua? Questo, ragazzi, sa già come difende. Sì, oh, rigore clamoroso. Oh, rigore clamoroso. Dai, rossa, sto via di puttana. Questo è rigore, oh. Ronaldo! Piatela nel culo. Ha cercato l'angolo, ma te la prendi in del culo, te la prendi. E godo come un porco, godo. Madonna, Ronaldo sprint e boost. È Ronaldo se sprint e boost, proprio come dico io. Bella, tira. Madonna, 3-2, karma, cazzo. Ultimi 10 minuti, si può fare, porca di quella troia. 4, oh. Vabbè, io il primo game me l'avevo vinto, non mi ha dato sto gioco. E il game che ho perso, giustamente che ha fatto il gioco, me l'ha dato. Mi sembra ovvio. Ecco Ronaldo, Ronaldo, si è girato, Ronaldo. Ronaldo, vabbè. Io solo, c'ho Ronaldo versione figlio di puttana. È pure vero quello, eh. So per... No, dai, queste cose no. No, vabbè, ma vaffanculo. Il tiraggio di Ronaldo un coglione. Qua ha segnato mi nonna. Ma che cazzo è sto coglione? Sprint boost supremo. Niente, i suoi corrono, difendono, ti chiudono. Un altro pro player. Oh, raga, ma c'è sta gente veramente di livello mo a giocare, eh. Ecco Ronaldo. Ronaldo, certo, raga. Io, vabbè, io solo c'ho il portiere che è una balla di merda, lo sapevo. Oh, guarda che cazzo di parata che gli ha rifatto, dai. Ma vaffanculo, va. Ok, cerchiamo di capire qualcosa. Sprint boost pazzesco con l'L1, niente, si è intronchito. Niente, non ce la fanno a fare un passaggio, è calata la pressione. Ancora Ronaldo! Non ci posso credere, ma ha colpito lo script pure su... Ma ha colpito lo script pure su FL. A me mi pare un sogno, mi pare, raga. Ma vattene a fanculo, fammi una bestemmia sull'altro, va. Allora, raga, com'è sto UFL? Personalmente, ve lo dico subito, non è paragonabile a FC24. E questo mi sembra più che ovvio. Quelli hanno 30 anni di esperienza di gioco. Questi sono 3 anni che lo stanno a sviluppare. È un gioco all'inizio. E secondo me, come basi, vi dico la verità, non è nemmeno troppo male. Se andiamo a vedere i punti positivi, che personalmente mi sono pure scritti perché sono mezzo rincoglionito, troviamo una difesa manuale che secondo me tutti quanti su FC vogliamo, ma non la mettono mai, e secondo me è molto interessante. Hanno messo che se l'avversario quitta sullo 0-0, un crash sullo 0-0 ti dà la vittoria. Altra cosa che per noi giocatori di FC secondo me è abbastanza importante. Ci hanno messo uno switch con l'analogico veramente al top, che solitamente l'EA ci ha messo veramente tanto per sistemare gli switch. Loro a prima botta l'hanno fatto bene, quindi non ci lamentiamo. E inoltre il gioco nel complesso a livello dei menu è una specie da Ultimate Team. Le tattiche sono praticamente identiche, il resto, le skin, la squadra, devo ancora capirla bene sta cosa, però diciamo che nel complesso la struttura non è per niente male, ricordandosi sempre che è una beta. I punti negativi, ovvio, ad oggi il gioco non è molto giocabile, non è un top gioco, non ci stiamo a prendere in giro. Ad esempio, le poche animazioni che ci stanno in game si sentono e poi fa veramente due o tre cose. Ci stanno le skill, ma non so niente di che. Gli sprint boost non mi sono piaciuti, a volte li fanno troppo lunghi, te li sempre per me ripartì, perché se fai una corsa continuata i giocatori non si muovono, quindi non mi hanno fatto particolarmente impazzire. I controlli palla sono un po' quello che so, tante volte fanno dei controlli veramente vergognosi, sembra quasi come se si buggano, è un po' ambigua come cosa. Poi nel complesso, nel gameplay, le cose più rotte che ho notato so il tiro a giro, che è clamoroso soprattutto con Cristiano Ronaldo. Ricordiamoci sempre che tutta la squadra maggiormente è composta da bronzini, quindi non si può dare un'idea definitiva di questo gioco, perché appunto è come se su FC ti metti tutti i bronzini, questo va considerato. Però ecco, io diciamo le principali cose che ho visto le determino su Cristiano Ronaldo, che ovviamente è il top giocatore, sta contro i bronzini e la riesce a capire veramente tanto. Raga, è una buona base, è un buon punto di partenza anche a livello grafico, ma aspettavo peggio per un primo gioco, ma ovviamente
non è top. Le basi ci stanno, come ho detto, siamo fiduciosi. Secondo me da qua a 5-6 anni, se dovessero continuare a spingere e a svilupparlo, potrebbe diventare effettivamente un competitor. Ad oggi, raga, non c'è storia. Vi dico la verità, il gioco è giocabile, ma non è in granché. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se l'avete provato, che ne pensate, e lasciate un bel like. Dai, io tutta.